Primo giorno di zona rossa per i comuni della Valfino, che da ieri sera, dopo la firma sull'ordinanza del presidente della regione Marco Marsiglio, vedono ancora più stringenti le misure di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus. Intanto salgono rapidamente i numeri dei contagiati, che in 24 ore sono aumentati fino a raggiungere 385 casi. Nei comuni della Valfino il dato più significativo è stato evidenziato ancora una volta a Castiglione Messer Raimondo, che oggi ha fatto registrare 11 casi in più di positività, oltre a un nuovo decesso. Un 86enne, morto giovedì scorso, è risultato positivo dal tampone effettuato in seguito. 3 invece i casi positivi al Covid-19 registrati a Castilenti, 3 invece a Montefino. Nell'unico comune del Pescarese finora all'interno della zona rossa, ovvero Elice, sono 2 casi di positività comunicati oggi dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. È stata una giornata, diciamo, cuscinetto, perché si stanno ancora organizzando e adesso ho visto i primi posti di blocco ai confini dei comuni, quindi adesso possiamo dire che siamo ufficialmente in zona rossa. Nessuno può uscire, nessuno può entrare, a meno che non sia un operatore sanitario oppure quelli che portano alimenti, insomma. Ecco, chiariamo questo: è possibile spostarsi nei comuni all'interno della zona rossa? Lo stiamo ancora capendo, ma penso che a meno che i comuni dove si è residenti non hanno alcuni servizi essenziali, quindi si è obbligati a spostarsi ad esempio per la spesa, se no dobbiamo evitare di spostarci anche tra i comuni. Perfetto, lei ha detto che ha visto i primi posti di blocco, ecco, ha già valutato di richiedere più forze dell'ordine? Oh, guardi, siamo in itinere, quindi ho appena ricevuto una circolare da prefettura e sto guardando un attimo i posti di blocco dove sono posizionati, il tempo che finisco a parlare con te, e vedo un attimo di capirci qualcosa. No, guardi, è una cosa per preservare i cittadini, non è è un periodo di sacrifici per tutti, perché non è piacevole non potersi muovere, ma siamo a un numero di casi tale che l'unica soluzione, spero che sia una soluzione che porti risultati, perché oggi noi siamo a 23 casi solo a Castiglione Messer Raimondo. È una situazione non pesante, pesantissima. 3 morti e non so quanti ricoverati, perché non riesco più a contarli. Ecco, Penne è un altro paese che è rimasto fuori. Secondo lei poteva rientrarci o potrebbe rientrarci? Io sinceramente, guardi, non so quali sono stati i criteri per fare la zona rossa. Sicuramente sarebbe stato meglio che anche Penne era dentro, però non so per quale motivo non c'è. Non ho tempo veramente di ragionarci, non per qualcosa. Ieri il governatore Marsiglio ha fatto finalmente l'ordinanza, quindi Elice è rientrata come zona rossa insieme agli altri 5 comuni della Valle Adelfino. E posso dire che come primo giorno diciamo che la popolazione l'ha digerita abbastanza bene. Oggi stiamo predisponendo tutti i posti di blocco, naturalmente la chiusura di tutte le vie d'accesso che conducono verso Elice. Ovviamente la via principale, la Longofino, sarà presidiata H24 dalle forze dell'ordine. Oggi alle 12:30 ho avuto una videoconferenza insieme a Sua Eccellenza il Prefetto con il Questore e le forze dell'ordine, quindi Guardia di Finanza e Carabinieri, Comando Provinciale dei Carabinieri, i quali abbiamo, diciamo così, ci siamo organizzati come così agire per fare in modo che tutti coloro che sono che possono entrare nel nostro territorio, che sono autorizzati, possono entrare, mentre invece tutti gli altri, naturalmente, chi possono entrare sono solo coloro che si occupano di sanità, di pronto soccorso, di generi alimentari per rifornire il nostro territorio, la nostra comunità, mentre invece tutti coloro che non operano in questo settore o in questi settori devono rimanere a casa. La cittadinanza sta rispondendo abbastanza bene, naturalmente questo è soltanto il primo giorno, speriamo che nei prossimi giorni le cose vadano ancora meglio. Si chiede alla cittadinanza, a tutta la comunità, di stare calmi, tranquilli,
in modo da risolvere il più presto possibile questo, diciamo, questo nemico invisibile.